Semmai Semi Play è un disco che nasce dalla nostra esigenza di, da un certo punto di vista, esaltare una cosa che piace tantissimo un po' a tutti, cioè uno spirito ritmico figlio di certo pre-punk funk, ovvero sia alcuni nomi tutelari tipo XTC, Talking Heads, soprattutto Talking Heads in realtà, e dall'altra di fare un disco che avesse delle sonorità più elettroniche rispetto al passato, che in qualche maniera fosse un pochino più avvolto da dei suoni elettronici, e che poi fosse anche un album figlio di una modalità compositiva molto collettiva. Questa è una cosa che spesso mettiamo in evidenza. Un lavoro di composizione collettivo, collegiale, un po' nuovo per quanto riguarda il Mariposa. Si può fare questo discorso, visto che poi sono 11 anni sul quale ragioniamo, quindi un arco, insomma, per una band, per degli artisti anche piuttosto lungo. La mortalità di solito frena anche prima. Ecco, all'interno di questo arco qua, diciamo che è un'esperienza più nuova questa, si può dire più nuovo? Più nuovo, sì, più nuovo. Si può dire. Poi Semmai Semi Play anche insieme a Mariposa del 2009, l'album che era uscito e per il quale non avevamo trovato un titolo, per cui non si intitola, è l'album Mariposa, che era l'album in cui avevamo lavorato, diciamo, con la chimera di fare il disco pop, con le canzoni pop. Questo era invece, appunto, detto Michele, confermo in pieno, l'album che doveva essere l'album dance. Poi in realtà né Mariposa è un disco pienamente pop nel senso più proprio del termine, né questo è un disco dance, però diciamo che quando facciamo i dischi siamo presi da un tema che può guidare la lavorazione del disco, essere un pretesto per farci capire in che direzione andare. Poi, come succede in Mariposa, quasi sempre si va in più direzioni contemporaneamente, però ultimamente abbiamo iniziato a lavorare in maniera più focalizzata su un'idea. Trovarbato propone dei progetti che potrebbero essere così un pochino fuori dal coro, un po' come sono i Mariposa. Allora, Trovarbato è nata sempre nella casa dei Mariposa. Col tempo in realtà si è anche staccata dai Mariposa stessi, pur continuando ad essere l'etichetta per la quale pubblichiamo, ed è diventata un'etichetta indipendente del panorama italiano con alterni successi, ma comunque con una sua reputazione. E la radio è un mezzo che ci piace moltissimo e abbiamo prodotto negli anni varie cose per la radio. La prima di tutte fu sempre dei Mariposa, una riduzione per una sorta di radiodramma o operina radiofonica, come dicevamo, che si chiama Quanti sedani lasciati ai cani, che era uno spettacolo di musica e, diciamo, teatro surreale che abbiamo portato in giro a metà del decennio scorso. La scena indipendente come si è trasformata nel corso di questi 10 anni, che sono poi la vita biologica dei Mariposa? Ma non lo so, io a parte sono stato sempre un po' tangente, un po' sempre superficiale agli ascolti di quello che avevo intorno, però ho trovato un'evoluzione molto naturale. Soprattutto la cosa che salta agli occhi, secondo me, è che proprio da un punto di vista quantitativo c'è tanta più roba, no? Soprattutto con l'utilizzo più cosciente dell'internet. E quindi sono sicuro che di pari passo è aumentata anche la qualità, però non la media della qualità, ma senz'altro nella quantità ci sono anche più cose interessanti. La cosa che senz'altro adesso occorre di più è una capacità critica, insomma. Ora, dato che c'è tanta più roba rispetto a 10 anni fa, occorre anche stare un po' più attenti a capire cosa vale la pena sentire piuttosto che lasciare un attimo da parte. C'è un'intersezione anche interessante, secondo me, fra l'aspetto radiofonico della Trovarobato e Mariposa, che si può ritrovare nelle interviste che abbiamo fatto, ore e ore e ore e ore di interviste che abbiamo fatto nel 2004-2005 per la realizzazione dell'album dei Mariposa Profiti Now. E lì siamo andati in giro per l'Italia, armati di mini disc, a fare interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, amici, fan, gente della strada, raccogliendo veramente ore e ore di materiale che poi nel disco Profiti Now dei Mariposa è risultato tagliuzzato e rimontato, ottenendo dei piccoli brani parlati che si chiamano conferenze.
Bisognerebbe pensarci. Dunque, a un libro io purtroppo leggo pochissimo, però è un film, anche questo ci penso un attimo, cazzo, è difficilissimo, è un film tra una commedia di Bill Wilder e Blade Runner, forse. È un libro, qualche romanziere leggero francese. Sì. Non so cosa voglia dire. Oh.